Buongiorno e benvenuto Nicola Para, come stai Nicola? Buongiorno Emeric, tutto bene, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Solo per salutarti, andiamo in pausa e poi torniamo. Ottimo. Ok, pausa e torniamo subito. Class, il primo magazine device per vivere bene nell'era digitale. Questo mese la rivoluzione 5G apre le porte al futuro della Gigabyte Society e in più progettare le nuove città green. Solo su Class, in edicola e in digitale. Li stavate aspettando e tutti si sfideranno per realizzare un solo grande sogno. I nuovi eroi dei fornelli stanno arrivando. È perfetto. Spacca da paura. C'è un equilibrio pazzesco sto piano. Oh, voglio darti un sì. È un sì. Oh! Masterchef, la nuova stagione, giovedì alle 21.15 su Sky 1. Consulenza 2019, protagonisti della crescita. Vi aspetta dal 5 al 7 febbraio a Roma, all'Auditorium Parco della Musica. Tre giorni ricchi di approfondimenti, convegni, incontri con gli esperti del mondo del risparmio e della consulenza. Consulenza 2019, protagonisti della crescita. Un evento ideato da ANASF. Dal 5 al 7 febbraio all'Auditorium Parco della Musica Roma. In diretta su Class CNBC. Nicola, 0,96% di rialzo, 19.760, oggi siamo veramente partiti molto bene nonostante sì. I volumi sull'Italia siano bassini, eh? Come già da un po' di giorni in questa parte. Eh sì, no beh, anche settimane a questa sì, parte. Sì, sì, da dopo il crollo dell'ultimo trimestre 2018, ne avevamo già parlato sì. Nelle scorse puntate, è stato un po' un mercato, un po' brutto e cinico da dire, è stato un mercato pulisci retail, spazza via retail, sì, sì, sì. E molti hanno smesso di operare, o momentaneamente oppure per sempre, però insomma è un mercato spoglio di operatori intraday, soprattutto retail. Allora, Emeric, ufficiale Savona la Consob, sì. Che succede? Sì, è ufficiale, adesso succede, non succede niente, almeno bisognerà vedere che tipo di imprinting darà Savona all'autorità garante dei mercati finanziari italiani. Detto questo, senti, un po' di operatività, Nicola, sì. Su cosa stai lavorando? Allora, ne parlavamo prima, Emeric, allora, uh-huh. Sono riuscito ad entrare ieri pomeriggio sul DAX, sì. Già da 11.105 punti, e sto cercando ieri pomeriggio. Sul minimo, come mai hai preso il minimo? Dopo la candela delle 4, dal okay. Mio protocollo operativo, io ho un metodo molto meccanico che lascia con noi. Pochi spazi all'interpretazione, com'è? Condividilo con me. Urca, ci vuole un giorno intero a spiegarlo. Ah, okay. Perché ogni fase della trade, quindi l'entrata, il segnale, il livello, il prezzo da scegliere per l'entrata, va spiegato. Vabbè, a grandi step, linee. Step by step. Ma guarda, ieri pomeriggio alle 4 c'è stata la candela delle 15, che per me è un segnale long, ed è un segnale long fatto sul livello di prezzo importante. Allora, innanzitutto che time frame? 15 minuti. Ok. È il time frame che io utilizzo per l'operatività intraday. 15 minuti, sì. Eccolo qua. Allora, secondo me è questa candela qua che ma ti ha dato... è banalmente è un hammer di analisi tecnica, no? È una candela di assorbimento, quindi quella lì. Molto... esattamente, bravo. Quella che hai okay. Evidenziato sullo schermo, assolutamente sì, quella delle 4. E sei entrato successivamente all'apertura dell'altra candela? No, a 105, perché l'apertura dell'altra candela è 105. Sostanzialmente in linea con la chiusura della precedente, e l'apertura della candela rossa successiva è a 118,5. La chiusura della verde di cui parliamo è a 119. Okay. Io sono entrato un pochettino più in basso. Lo faccio sempre, questo mi permette di aggiungere dei punti al potenziale target uh-huh. E togliere dei punti al potenziale stop loss. Sì, vabbè. Quindi cerco sempre di strappare un prezzo
un po' più basso è arrivare a farcela, certo, cioè, no allora se poi il mercato scappa via io tipicamente non entro in posizione. Ah, ecco questo, cioè, nonostante il segnale, nonostante il livello, io decido che dopo quella candela è un buon momento per entrare long o short. Se però poi non strappo quel prezzo che decido, il mercato scappa via, vado a fare una passeggiata al parco. Non me l'ha detto il dottore di fare trading, pazienza, aspetto la prossima trade. Non è una cosa da poco questa. È una cosa che dico sempre, cioè non corriamo dietro alle trade, aspettiamo il bus alla fermata e non corriamogli dietro. Quindi se il bus lo perdi, c'è quello dopo che arriva, o la metro che sia, la metafora è sì. È applicabile a qualsiasi mezzo di trasporto e quindi io tante volte poi non riesco a entrare. Quando entro però strappando un prezzo, in questo caso è una trade long, un po' più basso, quando poi vado a target oppure in stop loss, ho aggiunto punti al target, ho tolto punti allo stop loss. È un po' come se, paragone calcistico, la Juve vinca con il Napoli. Ecco, oppure con il Parma. Ti sei inimicato metà dei telespettatori. No, ma io non seguo il calcio, io seguo la MotoGP e la Formula 1. Emrick, sono romagnolo, quindi è abbastanza chiaro. Sì, perfetto. C'è da dire niente. C'è un doppio vantaggio. E dove vuoi portare questo trade? Allora, io ho uno stop profit a 237 in questo momento. Ok, sarebbe bello. Già ti sei portato a casa un bel po', eh? Sì, ho già 130 punti garantiti. Di DAX. Sei entrato con? 105, un DAX grande. Quindi pieno? Sì, però volevo sottolineare come, sono trade importanti che riesco a fare, però ci sono anche le posizioni chiuse in stop loss. Questo lo dico perché da quando ho cambiato modalità di portare a casa trade e loss, è cambiato il mio trading sostanzialmente. Cioè? Mi spiego meglio. Come tutti i trader, tanti anni fa, facevo piccoli gain e poi permettevo a una trade in loss che non riuscivo a chiudere, che non volevo chiudere, che alla fine chiudevo per esasperazione, di rovinare mesi, certo, di gain. Un'unica trade. Quindi, permettimi una battuta, mangiavo come un canarino, no, e andavo in bagno come un elefante. Per le parolacce in TV1 si dicono. Mangiavo come un canarino e andavo in bagno come un elefante. Okay. Quindi, ed è quello che fanno purtroppo la maggior parte dei trader, e quindi non riescono ad essere profittevoli perché permettono a poche trade di rovinare un anno di gain. Da quando ho cominciato a fare il contrario, è cambiato totalmente il mio trading. Io nel mese di gennaio sono riuscito a fare a inizio mese una trade da quasi 400 punti di DAX, quindi un grande gain, e poi durante il resto del mese fino a questa trade qua, tra l'altro, non ho fatto altro che prendere piccoli gain, piccoli loss, stop in pari, che sono andati gradualmente a rosicare più del 50% di quel gain. Cioè ho guadagnato 9 in un'unica trade e poi in tantissime trade nell'arco di un mese ho perso 5. I trader fanno il contrario, cioè guadagnano 9 in tante trade, anzi guadagnano 5 in tante piccole trade e poi con una perdono 9. Io sono riuscito da anni a cambiare il mio modo di fare trading. Come hai fatto? Allora, non è banale, perché lasciare correre una posizione come questa. Anche overnight. Allora, a parte overnight, in una posizione come quella attuale già sei un po' tranquillo, perché comunque parti da lontano, cioè sei partito da lontano, quindi la chiusura poi della giornata di ieri è stata 11.196, quindi più o meno c'hai quei 90 punti che ti fanno stare un po' tranquillo. Che mi hanno fatto andare overnight, esatto. Ok, stop loss comunque sempre inserito. Stop loss, io metto uno stop monetario, okay, di 100 punti sul DAX tipicamente, che è lo stop antirovina, ok? Lo metto per le spike improvvise, movimenti strani del torri gemelle, dichiarazioni di ferro, sì, ok? Situazioni di questo tipo. Poi però la seguo navigo a vista, quindi seguo la trade. Se ieri banalmente ci stai attaccando tutto il giorno, poi sì, ieri alle 4, una volta che sono entrato, non mi schiodo più, cioè io entro quando arriva un segnale, quindi non so prima quando entro, ma non so neanche quando esco, perché lo decide il mercato. Avrei seguito la trade e se vedevo che ad un certo punto il DAX confermava la rottura del minimo 11.090 punti, io ad un certo punto mi andavo a stoppare, magari 11.080, magari 11.070, perdevo 20, 30, 35 punti
e fine della trade, ok? Allora, questa qua dove la volevi portare? Questa allora, e qui mi devo spostare, Emerick, sul sul time frame daily. Ok. Perché io da giorni dicevo, effettivamente il DAX è arrivato a dei target long importanti. Ok. E quindi potremmo aspettarci dei ribassi, soprattutto l'ho pensato dopo la candela del 31 gennaio daily, quindi sì, giovedì scorso, bruttissima. Poi fortunatamente ha ripreso a metà pomeriggio lì. Falsa rottura, esatto, dei minimi posti in area 11.140, che era un livello sensibile, 11.140 di cui avevamo parlato anche nelle scorse puntate. 11.140, falsa rottura da manuale, perché è andato ben fino a vado a prendere il minimo 43, sì, e poi ha riassorbito tutto prima della chiusura. Allora, quando succedono cose del genere, è vero che io pensavo che il mercato potesse essere arrivato e soprattutto dopo quel giovedì fosse definitivamente short, poi però riassorbe, chiude dentro il trading range e quello già ti fa e già quello mi sospettisce. E poi, come dico sempre, quando si arriva a un target importante ma il mercato, invece che scendere subito come ci aspettiamo, comincia a lateralizzare in prossimità dei massimi, più tempo lo fa e più diventa probabile la rottura rialzista. Quindi anche una questione di prezzo-tempo, ok? Se deve scendere il mercato, arrivato a un target, lo fa velocemente. Se invece prova a riaccumulare sui massimi, fa una pausa di riflessione, ok? Per poi rompere al rialzo, allora ci mette più tempo, più giorni. Ed è quello che è successo sotto 11.000, abbiamo lateralizzato sotto 11.000 giorni e poi il DAX ha rotto fortemente al rialzo, sì, ed è quello che sta succedendo adesso. Vado a prendere le chiusure del future. Sì, ieri, vedo qua, lateralizzato ora, io qua ho il 15 è molto minuto, sporco, perciò insomma, una ventina di giorni, però vedo che nelle sedute, cos'era, 10, 11, 14, 15, 16 gennaio si è rimasti, sì, sotto 11.000, ok? Poi ha rotto forte, come dici tu, sì, ha e lateralizzato avevo ancora un pochettino nella seduta del 22, 23, 24, ha rotto di nuovo, ora non so se poi tu questa rottura, sì, è un po' più dinamica è diversa, sì, rispetto, sì, a quella, sì, precedente, ok? Molto più simile invece alla dinamica che c'è, che si sta registrando, che si è registrato dal 25 di gennaio praticamente a, esatto, vediamo, sì, adesso poi se che è molto più simile quella che hai tu, questa di cui qua, hai appena parlato, dal 25 qua, gennaio, questa, esatto, questa te la cancello così non confondiamo, eccola qua, sì, lì era più un pullback, lì è stato un ampio pullback, ne avevamo parlato, sì, tra, sì, l'altro, sì, dicevamo, il DAX può anche tornare alla base 11.000 da cui è partito rialzone, eravamo in diretta, ma lo deve fare in 2-3 giorni perché questo 11.000, questo ritorno a 11.000 possa essere considerato, no, un pullback da comprare. La strategia, quindi ecco, stai valutando una lateralità che hai visto che poi alla fine è rientrato nella famosa seduta del 31, cos'è, sì, del 31, hai detto va bene, a sapere se magari non fa la stessa cosa che ha fatto nella sotto gli 11.000, esatto, sotto gli 11.000, ed effettivamente se andasse a prendere l'11.003 e rompertelo sarebbe bello. Io ne parlavo ieri con un amico collega trader, se il DAX torna a 11.3 questa volta lo rompe, sì, perché sì, fa, sì, quello, sì, che ha fatto appunto sotto gli 11.000, cioè è lì, sì, che lateralizza. Questo è il daily, ecco, lo vedete, il daily, esatto, dopo l'ultima candela rossa importante del 25 gennaio di cui parlavate prima, ne ha fatta in lateralità un po' sporca 1, 2, 3, 4, 5, 6 candele compresa quella di ieri, sì, sì, sì. Oggi siamo alla settima. Se torna a 11.300 ci sono state le condizioni di cui parlavo prima, cioè di tempo in trading range, in lateralità, in riaccumulazione sui massimi, sotto i massimi, che sono condizioni propedeutiche per poter pensare a una rottura rialzista che, se avverrà, ci proietta a mio avviso anche fino 11.5 qualche cosa, 70. Se tutta l'area, esatto, tra 11.570 e 11.670, cioè è un bel salto. Sì, c'hai, cioè, la media mobile a 100 che è 11.360, non so se le guardi le, no, non le guardo più da tempo, però ecco, hanno loro perché, per carità. Ma sono, tu sono in ogni caso te lo tieni fino a quello lì? Allora, io ho uno stop profit. Ecco, okay, tu mi dicevi prima, come fai a riuscire a lasciar correre le trade in questo modo? Allora, innanzitutto uso lo stop profit,
Quindi io quando riesco a mettere uno stop in pari già sono sereno, sì, perché dico blindato la trade, non perdo soldi e quindi sono più tranquillo anche emotivamente. Adesso che ce l'ho a 11.237 l'hai alzato? Sì, a 11.237. Ma quindi non vai in trading stop, sei tu soggettivamente? No, lo modifico a mano io. Sì, ogni volta che il mercato fa una nuova candela. E quanto spazio gli dai? Allora, con c'è una, ha una logica o sì, sei sì, tu sì, c'è una regola. Con le candele forti, verdi, che ha fatto questa mattina, dopo candele così forti io non voglio che torni sotto sempre a 15 minuti, sì, non voglio che torni sotto una candela così forte, perché se me l'annulla è un segnale negativo, allora vado in stop profit. Ma quindi tu, allora, qua però di candele positive questa mattina ce ne sono state tante, ogni volta dalle 9 in poi, esatto. Tu dici la candela positiva precedente, esatto, è il classico trailing stop in, no? Questo momento cos'è, 11.238 sarei più o meno di stop profit. Bravo, la candela delle 9.45 a minimo a 11.238 io mi sono messo lì sotto. Ho capito. E visto che le ultime due candele, dice, se mi nega una candela del genere così importante, occhio, va di stop profit, sono in gain, porto a casa una parte importante del massimo guadagno che ho visto, fine della trade. Non considero invece le ultime due candele, ok, perché non sono di forte espansione, no, rialzista, esatto. Sono piccoline. Anzi, quella delle 10 è quasi un segnale short addirittura. No, che tra l'altro ci potrebbe anche stare, tranquillamente. Sì, sì. Però short, ma che non ti va a rompere il minimo della candela precedente. Che non mi, della precedente ancora, esatto. Della precedente, sì, ancora, sì. dell'11.238 o della precedente dell'11.200? Del 2.38. 2.38. Del 2.38, sì. Okay. Cioè uno short da qua, adesso io potrei farlo anche col contratto giugno, no? Vado a vedere quanti sono i punti di differenza e mi metto short anche a sti prezzi, per esempio. Potrebbe essere uno short intraday. Se così non annulli la posizione precedente, ma ti lavori sullo short. Sì, questa la faccio, diciamo, come trade più veloce, quest'ultima. E ti capita spesso di lavorare sul contratto successivo? No, poco. Se ho delle strategie in opzioni dove sono andato ad inserire al loro interno il DAX, allora magari per fare dell'operatività intraday o multiday uso l'altra scadenza, perché so che quel DAX o quegli N mini DAX, esatto, sono inseriti all'interno di una strategia a parte. Però se no, ti fai un altro conto. Ne ho 4. Allora? Ne ho 4, quello non è un problema. Li uso più come backup l'uno dell'altro, poi ognuno ha caratteristiche che prediligo, magari un conto per certi strumenti, un conto per le opzioni, un altro conto per commodity e valute, eccetera. Uno per i derivati, ecco. Ma a preferenza è molto, no, no, è molto intelligente quello lì, perché io suggerisco sempre ai nostri telespettatori che mi chiedono qual è il broker migliore, dimmi qual è il broker migliore. No, la domanda non è qual è il broker migliore, qual è la tua operatività, qual è lo strumento, e poi in base a quello scegli il broker, perché ogni broker ha caratteristiche vantaggiose su un determinato, certo, strumento, ed è meno vantaggioso sull'altro, quindi tu devi sempre capire prima che tipo di operatività fai tu e poi scegliere il broker. Comunque io sono sempre per broker italiano, autorizzato Consob, banca depositaria in Italia e ufficio in Italia, perché benissimo, mi piace sempre vedere le facce della benissimo gente. siamo poi ce ne d'accordo. Sono tanti che sì, sono, sì, insomma, sì, molto bravi anche esteri, eccetera, però sì, io sì, prediligo sì, sempre su queste cose. Senti, ci siamo dilungati tantissimo sulla posizione del DAX, ma dobbiamo, sì, ancora parlare di tante cose, tra cui Intesa San Paolo, sì, che so sei in posizione, sì, giusto? Assolutamente, allora sì, facciamo una cosa, andiamo in pausa e poi parliamo degli altri titoli. Pausa. Allora, zitti, siete tutti su Intesa, eh? È vero. Tutti ad aspettare la trimestrale. Sì. 1,98%, 2,0010 in questo momento. Quando sei entrato su Intesa, anche tu ieri? Al meglio in apertura. Di ieri, allora, o di oggi? Di oggi. Ah. Allora, ho aspettato, attenzione, al di là della trimestrale, io Intesa l'ho presa su un portafoglio di lungo periodo, quindi magari la rivendo fra un anno, ok? Cioè, l'ho presa, posso comprarne ancora se non scappa via, perché è in riaccumulazione su questi minimi già da 4 mesi.
e ne parlavamo nelle scorse puntate, cioè al di là delle notizie delle trimestrali, la dinamica di prezzo che Intesa ha mostrato di maggiore forza relativa rispetto al mercato, soprattutto nel crollo dell'ultimo trimestre, Intesa ha subito solo la prima parte di crollo e poi ha lateralizzato sui minimi già dalla fine di ottobre. E quando rompe i 2,12 questa parte? Sono d'accordo con te, potrà fare delle finte, potrà fare tante, però i 2,12 sono un tappo di sughero che quando esploderà... Quello ti va subito, secondo me, vabbè 2,20 targettino intermedio, però il target poi successivo è il 2,40 e lì si gioca la stessa partita che si sta giocando adesso, perché se poi ti rompe il 2,40 c'hai il 2,60 e se ti rompe il 2,60 secondo me la rivedi all'apertura del gap sui 2,85. Sì, quello ci sono tanti livelli del dividendo, sì. Però magari si mette bene il contesto economico e ci sta. Sono d'accordissimo con te, Intesa San Paolo in un portafoglio di lungo periodo è la prima banca italiana che va comprata, quindi se nel tuo portafoglio vuoi mettere una Banca Italia, la prima che compri in assoluto è Intesa San Paolo, e soprattutto la dinamica di prezzo è bellissima, cioè questa lateralità qua dopo una discesa da 3,20 circa a 1,80, quindi stiamo parlando di un meno 40% circa, e poi lateralizza così sui minimi, non si può poi provare, i minimi importanti 2016. Sì, non si può non provare a comprarla. Chiaramente quando è che l'ho comprata? Ho aspettato questo lungo trading range e già da un mesetto ho detto cavolo, è ora di prenderla. Perché l'ho fatto stamattina al meglio in apertura? Perché dopo due candele brutte sul daily, se è un orizzonte di un anno, queste qua, esatto, dopo quelle due candele lì rosse brutte ha fatto ieri quella candela lì di indecisione, esatto, non ha rotto i minimi, quindi è una candela che mi fa un minimo superiore al precedente, sì. E già mi rende felice, è verde. Sì, ed è proprio indeciso. Però mi è piaciuto che non hai anticipato la posizione, perché molti l'avrebbero anticipata. Tu invece l'hai comprata stamattina al meglio e quindi già una parte dell'eventuale rialzo lo sei. Me lo sono perso. Cosa potevo fare ieri in asta di chiusura? Potevo mettere un ordine al meglio. Sì, però in asta di chiusura, sai, sei sempre lì, non si sa mai. Già stamattina, in base magari alle preaperture, hai visto che era forte e quindi sei andato di al meglio. Era poco più alta della chiusura di ieri. Ti sei perso una parte del rialzo, ma sei stato un po' dalla parte della ragione. Sì, mi sono tutelato, cioè non potevo comunque comprarla prima dell'asta di chiusura di ieri perché dovevo aspettare. Quante ne hai prese d'Intesa, mi chiedono? Allora, adesso ho preso un 20.000 euro circa di controvalore. Quindi 10.000 pezzi più o meno. Sì. Vale poco meno di meno di 2 euro, sì. Cioè adesso addirittura vale poco più. No, lascio. Non sono in leva. Quindi non usi la leva? Non uso mai la leva, no. Mai o in questo caso? No, non la uso mai. Non uso mai la leva e già ci sono i derivati che sono strumenti marginati, quindi è una leva intrinseca. Sì, esatto. E no, la miglior leva da utilizzare per me è leva zero. Poi... 1-1. È vero che, ecco, cioè, tornando per esempio ai derivati, no? Prego. Se compro un DAX che ha un controvalore di 260.000 euro, qualcosa del genere... lo trado se ho dietro un DAX grande un portafoglio di 100.000, cioè quindi è vero che l'Eurex mi chiede solo un 22.000 euro di margine per tradarlo, però io non dico bastano 22.000 euro per tradarlo, io dico devo avere dietro un portafoglio da 100.000, è una leva 1 a 2,5 se vogliamo. Sì, riduci la leva tenendoti, bloccando parte del conto che non è neanche immaginazione, ma è proprio tra tu mentalmente. Me lo blocco io, esatto, mi margino da solo. Ti margini da solo, esatto. Senti, nel frattempo stiamo accelerando e fammi vedere se siamo andati a prendere. Oh, guarda, 19.008, mancano poche tic e prendiamo il target. Bello, no, adesso che l'ho guardato adesso scende, no? Ma il FIB è bello perché aspettava solo le banche. Finalmente le banche partono, era giorni che dicevamo mancano solo le banche per arrivare a quel target di 20.250 punti, 20.200 sul FIB.
se le banche stanno facendo seriamente. No, ma non sono le allora... banche in realtà, sono da su, se non ci stressano troppo con le loro regole, allora se ci lasciano lavorare in santa pace. Il FIBCOR. Sì, sì, assolutamente. Attaccherà i 19,9, poi se ad un certo punto quei 19,9 fatti segnare in apertura del 31 gennaio li rompe, a quel punto il 20.200-20.250 è il naturale target successivo, cioè è alla portata di mano. Non c'è solo un gap da chiudere, c'è anche un livello sensibile orizzontale che viene da lontanissimo, il 20.200. Ah, il 20.200 chiaro. È un livello, questo qua. Ne avevamo già parlato anche nelle scorse puntate. Ecco, guardate è stata... che bel livello che è questo. Di future stiamo parlando. Sì, 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 assolutamente. Guardate, ma perché questo lo vedi bene ritornando indietro col tempo. Guardate, esatto. Qua nel 2014 quante volte ha tenuto, ma 2015, sono, sì. Questo è veramente un gran bel livello. E se superiamo il 2002, il 20.250, io ritorno moderatamente positivo sul nostro mercato. Andiamo a 21, se sì. Passiamo anche 22.50. Vabbè, comunque però sono target, sì. Multi dei... Senti, dove un telespettatore mi ha fatto una posizione su Intesa 1,996. Dove lo piazza lui lo stop? Se bello. Qualcosa va male nella trimestrale, io lo metterei in pari, anzi, ma qualche tick sopra per non rifarci, per rifarci le commissioni. Allora, lui è praticamente al mio stesso prezzo di carico. Esatto, tu dove te lo sei messo? Allora, io anche qua non l'ho messo, io metto magari uno stop antirovina, no? Cioè all'improvviso Intesa San Paolo fa sì, meno 10%. Tu metti lo stop antirovina e quello è il top. Okay. Però la posizione la segui. Sì, la seguo. Questo è un multidei. Sei attaccato comunque al monitor. Sì, su questa un po' meno. Perché? Perché è un multi day. Quindi io nuovi indicatori, cioè se io ho guardato un time frame daily per entrare, guardo un time frame daily anche per uscire, per mettere uno stop profit, per mettere uno stop in pari. Cioè ogni azione la decido in funzione di una nuova candela giornaliera. Adesso metterlo, sì, cioè va benissimo anche 1,96, perché vorrebbe dire che Intesa si rimangia totalmente la salita odierna e allora va anche più in giù. È negativo, quindi uno stop in pari va benissimo. Sì. Pari, magari qualcosina sopra per rifarsi le commissioni. Sai cosa c'è di bello? Il pullback sul massimo di ieri a 1,97,90. Esatto. Quindi si può mettere anche a 1,97, concedendo al mercato al massimo un ritorno sul massimo di ieri, non di meno. Non di meno. Va bene, senti Nicola, ci siamo dilungati tantissimo, devo cominciare con Bond. Va bene. Mi spiace perché insomma volevo affrontare qualcos'altro che hai attivo? Niente. Adesso sto ho già preparato delle nuove strategie in opzioni su stocks e su Bund, anche su DAX in realtà, oggi pomeriggio me le affino meglio e capisco insomma che strike scegliere esattamente, scadenza eccetera, e le metterò a mercato sicuramente tutte quante in questa settimana. Okay. Non ho strategie in opzioni dal 10-11 gennaio. Ma mandami un messaggio dai quando le metti a mercato, sì. Così... Volentieri. Ne do conto anche ai telespettatori. Bene, va bene. Va bene, grazie mille Nicola Pala. Grazie, Merit. È stato un piacere Nicola, grazie tante. Alla martedì prossimo. Un saluto a tutti. Allora, terminiamo qui la prima parte della fascia trading, andiamo in pausa e poi cominciamo con le obbligazioni Bond TV. Restate con noi.